Smettetela di dire cavolate per quanto riguarda la nostra fauna selvatica. I procioni sono pieni di risorse. Gli opossum sono intelligenti. Gli scoiattoli sono degli ottimi scalatori. I gufi, tra l'altro i miei animali preferiti, sono veramente molto saggi. Voglio un gufo. Le oche... I cervi sono gentili. Le oche sono semplicemente delle papere pretenziose, possono anche andare a quel paese. Per i primi 30 secondi di questo video non vi posso dire come si chiama questo subreddit perché YouTube è bello. E quindi in questo momento perderò tempo per farvi vedere il bellissimo Kirby dei 900.000 iscritti che dovevo farvi vedere circa 2 mesi fa. E sì ragazzi, sono seduto. Lo so, cambiamenti. Succedono cambiamenti. Intanto sfrutto questi 30 secondi per dirvi che ho delle nuove magliette felpe. Benvenuti su Fuck You in Particular. Non lui, non lei, tu. Questa zona di lavoro è stata senza incidenti fin da quando Joe ci ha lasciati. Fottiti Joe. Sicurezza, qualità, eccellenza. Ben Sliney, nato nel 1945, è un ex amministratore federale dell'aviazione degli Stati Uniti. Durante il primo giorno della sua posizione, l'11 settembre del 2000... Oddio santo. Dell'11 settembre del 2001, immaginatevi diventare l'amministratore dell'aviazione durante l'attacco alle Torri Gemelle. Quanto devi essere sfigato! In questo caso, tipo, Dio te lo dice direttamente, lascia stare. Guarda, licenziati. Caro soldato, grazie per nulla. Iniziamo bene. Anche mio papà è un soldato e mia mamma dice che è un pigro pezzo di merda. Quindi assumo che anche tu lo sia. Fottiti. Nessuno ti vuole bene. Con amore, Brian. Ma scusate, gli insegnanti non controllano le cose prima di consegnarle ai soldati? No? Vabbè, come minimo ha avuto una buona grammatica. Pensate alla parte positiva, non lo so, davvero. No! Io... Che cosa deve significare questa cosa? Ciao Jeffrey, sfortunatamente per una questione di politica aziendale non possiamo offrire posti di lavoro alle persone che si chiamano Jeffrey, dato che non funziona con il nostro database. Immaginatevi chiamarvi Jeffrey e un robot vi dice no, basta, non voglio Jeffrey a casa, va bene? Pensi che questo sia cringe? Le mamme italiane aspettano 9 mesi soltanto per... Questa gliela mando a Giuseppe. Le mamme italiane aspettano 9 mesi per chiamare il loro figlio Giuseppe. Giuseppe, fuck you. Vediamo che cosa mi risponde Giuseppe. Aspettate un attimo. Dovrebbe anche essere online. Grazie Giuseppe, ti voglio bene anch'io. Un po' te lo meriti questo meme. Ecco qua, perfetto. Mo lo blocco, basta. You see this? We want this, we love this, we need this, but this, yeah, we don't need this. As a member of the African American community, we would like to humbly decline your offer. Since you don't want your own race, maybe the Hispanics will take you instead. So sorry, you have been declined. Thank you for the referral on that, but the Hispanic community, we're gonna have to pass on that. You could check the Asians though. As a representative of the Asian community, after careful consideration, unfortunately, we cannot take her. She will also be banned from ever taking out Chinese again. Though, we will offer her up to the Indians. After a not-so-thorough examination and as a member of the Indian community, we would also like to humbly deny this offer. Maybe the Egyptians would be interested. Gli egiziani! Yeah, I'm sorry, but there's no way. Gotta pass this one back to the white boys. No. Mi spiace ma nessuno la vuole a quanto pare. Che tocca fa. Cerca di spiegare questo all'assicurazione. Che cosa è successo? Wow. What? Immaginatevi cercarvi di levare dalle palle da lì e vi fate prendere perfettamente. Se fosse stato fermo sarebbe stato soltanto un colpo. No, lui ha detto, sai che c'è, ormai mi ha colpito. Divertirsi in un circuito aperto in una lobby fino a quando... Mamma mia, mi ha spaventato. Ho visto recentemente un video che, se non sbaglio, hanno sempre messo in questo subreddit. Infatti è grazie a quel video che ho deciso di fare questo subreddit. Di una cosa molto simile. Vediamo se la trovo. Purtroppo non l'ho più trovato nel subreddit, ma ricordo più o meno la clip. Guardate questa roba. Come può accadere nella vita una cosa del genere?
I have never, in the entire history of playing this game, been hit by a whale. Never. And this is the time it happened. Qualcuno mi spiega come arrivate a venir colpiti nel bel mezzo dell'autostrada da una cavolo di balena? Come ci è arrivata qua? Fanculo a quel tipo. E chi è? Non sto capendo. Ah! Guarda che prende l'ultimo, quello che è scappato per primo. Uno, due, tre. Ah, ok. Boom. Lo sapevo. È la stessa cosa che succedeva. Oddio, come si chiamava quel gioco che andava tanto bene e poi è morto violentemente? Fall Guys, giusto? In quante persone giocano ancora a Fall Guys? Fall Guys, sì, accetta tutto, non ci preoccupiamo. Beh, è sceso parecchio, decisamente è sceso tantissimo. Da 150.000 persone a 8.000. Dai! Out of all the countries in the world, only Italy doesn't deserve to exist. Grazie. Qualcuno mi dà un po' di contesto per questo video, per favore. Come italiano non ho bisogno di una spiegazione per confermare questa cosa. Per favore, datemi la salsa. Dov'è la salsa? Oh, ecco qua. Ok. Calmi. Facciamo così, sottotitoli. Parli male dell'Italia e non ci metti i sottotitoli? Davvero? Perché me lo devo tradurre sempre per conto mio? Sentite ragazzi, fatevi bastare questi. Italiano automatico, perfetto. To destroy Italy because they claim Italy's origins are illegitimate. Imagine further that these people maintain that of all the countries in the world, only Italy doesn't deserve to exist. And then imagine that these people vigorously deny that they are anti-Italian. Would you believe them? Now substitute Israel for Italy. And you'll understand the dishonesty and absurdity of the argument. Ok, è stato preso fuori contesto tantissimo. Una tempesta tropicale con il nome di mia madre si sta avvicinando alla spiaggia nella quale mio padre si dovrebbe sposare questa settimana. Mi sa che a qualcuno non è piaciuto il fatto che si sono lasciati, non lo so. Oddio, questo video l'ho visto, è bellissimo, ragazzi. Ecco, perché? Perché questa azione? Perché prenderlo e colpirlo con un coso? Oddio, con un polpo? È un polpo questo? All right, everybody, listen up. I need your attention. If y'all mess with my post while it's still setting, I'ma eat that one. Ciao Steven, abbiamo la tua attenzione adesso? So tutto per quanto riguarda lei. Piccolo, subdolo, immorale, infedele, poco dotato, palla di slime. Tutto quanto è stato registrato, la tua prossimamente ex moglie Emily. PS, ho pagato per questa pubblicità dal nostro conto bancario condiviso. Dai. Gli scienziati hanno scoperto che, in determinate occasioni, un polpo può colpire un pesce semplicemente per dispetto. E sapete qual è il bello? Ho effettivamente visto fargli questa cosa. Immaginatevi fare cose senza motivo, giusto per dispetto.